Gentili amici di TIC Web TV, benvenuti in diretta web direttamente da Ivrea in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono della città, San Savino. San Savino, il santo patrono la cui festa è celebrata il 7 di luglio, ogni anno ad Ivrea fa sì che tutta la città sia coinvolta in una serie di giornate di festeggiamenti. Quest'oggi lo vedete qui alle mie spalle, siamo davanti alla fontana di Camillo Olivetti. Dal 4 all'8 di luglio la città è stata immersa in questi festeggiamenti. Quest'oggi, domenica appunto 8 luglio, possiamo vedere che ci sono in giro bancarelle, festeggiamenti, musica e immancabilmente la tradizionale fiera equina che è divenuta una delle più importanti del nord Italia. Ma andiamo a vedere cosa sta succedendo ad Ivrea. Ci mettete su sulla televisione, certo. Dove ci mettete? Su Italia 1? 2 o 3? Che canale andiamo? Andiamo? Cosa bevete? Niente, grazie. Grazie. Dopo. Ma neanche caffè prendete. Dopo volentieri. Adesso siamo di corsa perché annunciano temporali tra un'oretta. Dopo le 4 e mezza. Ma dopo le 3 e mezza. Si sei in diretta. Allora, siamo in diretta qui con alcuni amici di Ivrea che festeggiano San Savino a dovere. Com'è il San Savino qui ad Ivrea? Ma sempre da me vieni, vabbè. Buongiorno a tutti, qua fa piacere essere qua tra amici a festeggiare San Savino, peccato per la serata di venerdì che è stata particolarmente umida, però oggi è una splendida giornata ricca di avvenimenti, di gente e di splendidi cavalli. Qui sempre festa tra voi amici? Sì, anche perché il gruppo è portante, ci divertiamo tutti gli anni, anche se quest'anno non abbiamo, non ci siamo messi a disposizione del pubblico, ma abbiamo fatto una cosa internos a disposizione anche degli ospiti, chiunque vuol passare di qua. Bene, allora andiamo a sentire anche altri amici che costituiscono spesso l'anima della festa. Vincenzo, guarda che ti guardano anche giù a Reggio Calabria, in Calabria, i tuoi parenti. Guarda, glielo devi dire a tutti che sono diversamente piemontese. Anch'io? Allora è un onore. Vincenzo, una delle anime della festa qui a San Savino, come per altre manifestazioni poreidiesi, San Savino ricordiamo che insieme allo storico Carnevale di Ivrea è una dei festeggiamenti più importanti qui ad Ivrea. Voi vi divertite, fate festa tra amici? Sì, perché noi siamo un gruppo che va anche a cavallo. Non è che siamo solo un gruppo che mangia, ma andiamo anche a cavallo. Abbiamo i cavalli al maneggio presso il Circolo Horizon, stamattina ci siamo alzati di buona ora, siamo andati in passeggiata, abbiamo curato i cavalli, siamo venuti qua a far festa tutti insieme con un bel convivio di belle persone. Ma cosa vuol dire per chi ha i cavalli e comunque è appassionato di questi splendidi equini partecipare a una festa importante come quella di San Savino? Beh, è importante perché è la storia della nostra città, quindi questo è bene che vada avanti, è una tradizione importante, è una fiera importante in tutta Italia, riconosciuta in tutta Italia, spero che questa cosa cresca. Abbiamo anche il presidente giusto perché Massimo Nicolotti è una bella persona, è uno di noi, è sempre stato un amante dei cavalli, una persona da stimare. Quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per far crescere questa manifestazione. Luca Vaglio, troviamo un altro dei volti nuovi qua, non nuovi qua di Ivrea, appunto perché partecipa attivamente sia allo storico Carnevale di Ivrea e anche a San Savino. Vi divertite? Certamente ci divertiamo, facciamo festa in tutte le occasioni che la città ci permette di fare festa, la città vorremmo viverla molto di più, purtroppo abbiamo solo due feste, una è San Savino e una è Carnevale, ma le viviamo al massimo.
Ok, qui vediamo qualcuno che si nasconde con la mano, ma noi l'abbiamo riconosciuto lo stesso. Quest'oggi ha deposto gli strumenti musicali e sta facendo festa con gli amici. Hai sbagliato persone, non sono di Ivrea. No. C'è uno che mi assomiglia, c'è uno che mi assomiglia ma non sono io, mi spiace. Vi state divertendo? Sì, ho scoperto Ivrea, mi piace, ci tornerò. Bene, ben arrivato allora. Grazie. Buon divertimento. Grazie. Ciao bella. Cioè, non riusciamo adesso, ma dai, grazie. Un sosso al volo. Dopo volentieri, ma neanche adesso non riusciamo. Farti. Siamo di super corso. Ciao. Ciao, scusa Rudy, Bonino è qua. Rudy. È vero che comunque la gente non guarda quelli a piedi, ma comunque... Qua? Sotto? Ciao. Oh, buongiorno. Ciao. Voleva il presidente? Sì, il presidente qui? Lì che sta in disabile, però prego, si accomodi. Sei in diretta, eh? Oggi siamo in diretta. In diretta per TIC Web TV direttamente da Ivrea per San Savino, non potevano mancare gli amici gruppo storico dei Credendari. Siamo con il presidente Rudy Bonino, come sta andando? Sta andando molto bene, il tempo ci agevola, anche se siamo abituati e prevediamo che comunque prima della fine della serata qualche goccetta la dovremmo, ed è un rito prenderla, però va molto bene. Quest'anno oggi è una bella giornata, molta gente. Tutti tranquilli, hanno tutti contenti di voler vedere dei bei cavalli, gli animi sono sereni nonostante il periodo che non lo consenta tanto. Voi avete allestito proprio qui presso i giardini Giusiana un vero campo, si può dire così? Si può dire così, questo è solo un piccolo esempio del nostro campo medievale, è la tenda dove noi mangiamo pranzo o cena quando facciamo i campi, il resto dell'accampamento è composto da altre 7-8 tende, non certo grosse così, ma molto più piccole però, e poi le scuderie. L'abbiamo fatto e lo facciamo tutti gli anni in occasione della splendida fiera di San Savino, perché era cavalli che insomma, riteniamo di essere parte dei cavalli noi. Tra l'altro voi avete degli splendidi cavalli, dei frisoni con i quali qualche sera fa avete tenuto uno splendido spettacolo in Piazza Tinetti. Sì, noi abbiamo prevalentemente frisoni. È un animale che a noi da sempre piace perché, per le sue caratteristiche, perché è elegante, perché ha un carattere meraviglioso, perché si presta per il lavoro e anche e soprattutto perché è medievale. E noi, essendo un gruppo prevalentemente medievale, abbiamo adottato questo tipo di cavalcatura. Sì, la giovedì sera abbiamo, sperando di che insomma, questo sia positivo e siano state gradite queste nostre cose, abbiamo tentato un tango argentino con i nostri cavalli e sembra che sia piaciuto. Insomma, noi siamo contenti perché il lavoro dietro comunque c'è sempre, però è una soddisfazione per noi per la prima volta dopo 20 anni, no 28 chiedo scusa, dopo 28 anni di cose che facciamo nel centro Italia da molto tempo, è la prima volta che riusciamo a farlo ad Ivrea. Ricordiamo che voi costituite la parte storica di varie manifestazioni, tra cui le più importanti di Ivrea, lo storico carnevale di Ivrea e appunto San Savino. Queste manifestazioni per voi vogliono dire molto comunque. Per noi siamo di Ivrea, per noi vogliono dire tutto. Io sto dicendo questo e mi viene la pelle d'oca, perché per noi Ivrea è Ivrea. Per noi Ivrea è la nostra pelle e quindi per noi la manifestazione di carnevale è come fossimo noi, è un pezzo della nostra pelle, e lo viviamo nello stesso modo che vivremmo qualsiasi altra cosa della nostra famiglia, questo vale anche per San Savino e siamo parte integrante delle componenti medievali del carnevale di Ivrea, accompagniamo il podestà. Senti, ricordiamolo, visto che siamo in diretta, ieri abbiamo festeggiato un compleanno importante di tua figlia, le facciamo gli auguri anche in diretta. Facciamo gli auguri a mia figlia che è vicepresidente dell'associazione e si merita questo perché merito suo, che ci sono stati dei nuovi inserimenti e il gruppo, se andrà avanti, andrà avanti solo per merito suo e dei giovani che vorranno seguirla. Quindi auguri. Auguri a Valentina, grazie al gruppo storico dei Credendari. Grazie a voi. Grazie. E la Ivrea, penso che i nostri mai arrivato a porta adesso, e il vaso peruviano.
stato un allevamento selettivo per più di 400 anni, dando così origine al cavallo peruviano o paso peruviano. Il cavallo è elegante, la testa dal profilo dritto è leggermente convessa, con orecchie arcuate e viene portata alta e fiera. Una cosa del corpo è quasi immobile in movimento, è caratterizzata da crini lunghi abbondanti, così come anche la criniera. Una particolarità veramente strana del suo cavallo è che la sudatura è a quattro coppe, non ha bisogno di alzarsi a secco. Dai, che per favore, che di cado le sopracciglia. Ringraziamo per questa dimostrazione di Paso Peruviano. Ci troviamo all'interno proprio del Parco dei Giardini Giusiana, qui con noi gli amici a quattro zampe, questi splendidi cavalli che stanno aspettando qui perché verranno tutti presentati poi in piazza del Rondolino, dove verrà decretato il cavallo più bello e anche lo splendido Best in Show. Io monto lui, monto Merlino. E invece lei monta Mila. Io monto Merlin. Quella che stiamo inquadrando è una delle tante carrozze che tradizionalmente in una delle serate di San Savino sfilano lungo le vie del centro. Vediamo che queste carrozze hanno dei finimenti molto particolari e molto a questo si deve grazie all'arte artigiana dei maestri sellai che accuratamente curano ogni minimo particolare. Ponsetto Adriano numero 25, Ponsetto Adriano numero 21, Mozzillo Valentina 113, Mazzanti Vanessa 39, Enrico Cristian 41 e Wild Horse 56 e 57, cavalli razza Water Horse. C'è qui l'assessore Marco Palagna, approfittiamo perché poi deve assentarsi, un altro impegno, se vuole dirci qualche parola, portare il saluto alla provincia, lascio lui il microfono. Grazie da parte della provincia di Torino, un saluto e complimenti agli organizzatori per l'ottima riuscita anche di questa edizione della Fiera di San Savino, senz'altro costellata anche da qualche debole e per le tantissime attrattive che l'amministrazione e l'organizzazione di questo evento vi può garantire. Grazie Marco Palagna. Anima della festa che ci tengono a riprendere ogni singolo momento della manifestazione, i fotografi immancabili ad Ivrea, due volti non noti di più, Franco Marino e Barbara Torra, come sta andando? Ma direi bene, il tempo ci aiuta, il sole c'è, se Dio vuole, a parte il venerdì sera che ha piovuto, per il resto sta andando molto bene direi. Ma qual è l'emozione nel fotografare questi splendidi esemplari di cavalli? Beh, noi aspettiamo sempre un sollevarsi del cavallo, un qualcosa del genere per cogliere proprio l'attimo, a riuscire a fare la foto che magari non abbiamo mai fatto. A volte succede. Sta andando bene? Sta andando bene, sì, anche per me. Qualche attimo particolare che sei riuscita a fotografare in questi giorni di San Savino? Degli scorci con i bambini che accarezzano i cavalli, quello sì, per adesso sì, per il resto tutto normale. Quanta gente quest'anno? Abbastanza direi, sì.
Sì, direi che in tutte le situazioni, anche le sere che hanno fatto lo spettacolo equestre, anche oggi di gente in giro ce n'è, quindi va benissimo. Io invece stamattina ho colto un attimino un cavallo che si è liberato e ho fatto qualche bella foto col cavallo in libertà che girava qui dentro, quindi molto bene. Allora, buon lavoro e buone foto. Grazie anche a voi. Anche a voi. Ecco, uno degli eventi più importanti della festa di San Savino avviene proprio qui in Piazza del Rondolino e siamo col presidente del comitato Feste e Fiere di San Savino, Massimo Nicolotti. Come sta andando questa edizione? Ma direi che sta andando abbastanza bene, il tempo finalmente si è clemente. L'altra sera chiaramente con la sfilata abbiamo avuto qualche problema, oggi invece la fiera sta funzionando molto bene. E oggi, adesso stiamo valutando Frisoni, Stalloni e quindi siamo arrivati quasi alla fine delle presentazioni. Una buona partecipazione anche quest'anno? Sì, ci sono circa 220 cavalli iscritti alla morfologia e poi ci saranno altrettanti 200 cavalli presenti in fiera sicuramente. Uno dei volti storici per questa manifestazione non poteva mancare come sempre Aldo Bessero, come sta andando quest'anno? Grazie per i volti storici, molto bene. L'entusiasmo della gente, l'entusiasmo dei padroni di questi splendidi soggetti, questi bellissimi cavalli che solo a Ivrea possiamo ammirare in un contesto territoriale bellissimo come il nostro Canavese, ci dà tanta gioia. Ricordiamo che questa qui di Ivrea è una delle fiere equine più importanti del nord Italia. Senza dubbio, importante anche per le collezioni di carrozze che noi abbiamo sul nostro territorio, di Ivrea in Canavese, e per il parco cavalli splendido, dai Gelder ai Frisoni, agli Ungheresi, tutti i cavalli da carrozza elegantissimi che avrete modo ancora di ammirare in bellissime sfilate. Un'altra delle anime della festa, l'assessore di Ivrea Elisabetta Ballurio, che ha coadiuvato anche tutto questo. Ricordiamo che San Savino, insieme allo storico Carnevale di Ivrea, è una delle manifestazioni più importanti che attirano in città sempre moltissima gente. Assolutamente sì, e coinvolge in particolar modo appunto l'assessorato alle manifestazioni e anche al commercio, perché c'è una grandissima fiera con un afflusso di banchi che colorano questi giorni, non indifferente. E approfitto allora per ringraziare davvero l'ufficio commercio che ogni anno si presta a far sì che tutto si svolga nel migliore dei modi. Ringrazio anche il volto storico, quindi che parto da qui, da questa parte, Aldo Bessero, con gli amici a Piazza della Granaia, perché Aldo continua assolutamente a essere anima comunque di questa festa, insieme al suo presidente Pierluigi Marte e a tutti gli amici che si possono vedere adesso sono impegnati a lavorare, a Massimo Nicolotti, nuovo ormai non più, perché ormai da qualche anno è il presidente dell'Associazione Festa e Fiera di San Savino, che sta facendo davvero un ottimo lavoro, proseguendo quello di Aldo Bessero e facendo lievitare ulteriormente questa manifestazione. E approfitto anche, visto che alla mia destra ho l'assessore provinciale Marco Balagna, per ringraziare la provincia, che devo dire in particolar modo anche credo proprio per lui, che è un canavesano doc. In questi anni, nonostante tagli sforbiciati proprio rispetto alla provincia, poi i chiari di luna che sappiamo adesso, insomma, li condividiamo tutti, è sempre stata e continua a essere presente e infatti ci aiuta anche, l'ha fatto in passato e mi diceva appunto che vorrebbe proprio continuare a farlo anche con questa edizione, supportando la nostra manifestazione. Questa comunque è una volontà che secondo me, proprio anche da amministratore che vedo la situazione in cui ci barcameniamo, è una volontà che apprezziamo davvero, che dà il senso che si avvicini al territorio anche quando si ha dei ruoli che sono sovraterritoriali. Da assessore provinciale, soprattutto da canavesano, come ricordava l'assessore Ballurio, cosa rappresenta per lei questa manifestazione?
Io sono arrivato una mezz'oretta fa e ho trovato un'Ivrea piacevolmente invasa da tantissimi amanti dei cavalli, di persone che amano questa città. Le attrattive anche collaterali sono tantissime, il programma è particolarmente ricco e quindi il binomio cavalli e manifestazioni ancora una volta ha funzionato, è la dimostrazione di un ottimo operato dell'associazione, dell'amministrazione comunale, quindi quello che diceva Elisabetto, ovvero sia il sostegno della provincia, è meritato, perché gli eventi lo meritano, questa grande eccellenza che sono i cavalli, questa fiera equina va sostenuta, noi nel nostro piccolo cerchiamo di farlo nonostante le evidenti difficoltà a livello finanziario che riguardano gli enti locali. Il segnale più bello della giornata di oggi è la voglia di far festa delle persone che qui accorrono, giornate come queste ci fanno anche dimenticare le difficoltà, affrontarle con maggior aiuto reciproco e quindi con quel fare comunità che deve contraddistinguere il canale i territori per superare le difficoltà. Presidente, un'ultima battuta. Gli eporedesi tutto l'anno aspettano con fervore questo zoccolio dei cavalli sul cubettato di Ivrea. Finalmente sono stati accontentati. In parte, perché la sfilata purtroppo venerdì è stata sospesa, però contiamo di a breve di dire quando verrà riproposta. Potrebbe essere a fine agosto o al principio di settembre, quindi penso venerdì sera diremo, quando consegneremo i piatti comunque ai partecipanti e comunque quelli che avevano richiesto di partecipare alla sfilata delle carrozze, diremo quando sarà la nuova data per la sfilata. Dottor Bestero, un brevissimo cenno storico a questa manifestazione. Ricordiamo questo legame di Ivrea, Eporedia, con i cavalli. Beh, il nome della nostra città, Eporedia, Epos, cavallo, regia, carro. Carro trainato dai cavalli fin dal tempo dei Romani, la città era sede di cambio di cavalli sulla via delle Gallie da parte dei Romani, una zona della città era Stallabia dove loro appunto arrivavano con dei cavalli, ne prendevano altri freschi e si avviavano su quella via, e quindi una profonda tradizione legata al passato ma soprattutto molto pulsante al presente. Quindi il cuore dei cavalli batte anche nel cuore degli eporediesi? Io dico sempre che nel sangue degli eporedieri c'è del DNA anche un po' cavallino. Grazie. Sergio Cauda, presente. Tutto quello che si sente ad Ivrea, per tutto quello che si sente ad Ivrea dobbiamo dire grazie a te. Beh, che in questi giorni della manifestazione dai voce agli eporediesi. Beh, io mi limito a mettere gli impianti, sono gli altri che parlano, comunque cerco di fare il mio meglio, no? È andata bene in questi giorni? Beh, a parte venerdì la pioggia, come sapete. Poi d'altronde non sono l'unico, io do la voce e voi date le immagini. Grazie Sergio. Niente, ciao. Una domanda, non puoi sfuggire alla diretta, ti stiamo già riprendendo. Non te lo posso dire perché siamo in diretta, surprise. Porca miseria, mi fa venire un coccolone. Doriana Mino, allora, una delle anime della manifestazione, sei anche tu che partecipi ogni anno a questa manifestazione. Gli eporediesi aspettano tutto l'anno questo scalpitio degli zoccoli dei cavalli sui cubetti e finalmente è arrivata anche quest'anno a San Savino. Finalmente è arrivata anche quest'anno, peccato il tempo che non è stato dalla nostra parte, che ci ha impedito venerdì sera di poter sfilare per le vie della nostra città. Speriamo di poterla fare davvero a settembre, come si è detto, e speriamo nel tempo anche oggi, perché mi guardo attorno e ci sono di nuovo dei nuvoloni, paura. Quindi speriamo che tenga fino alla fine della manifestazione, che mi sembra che sta riuscendo molto bene, dei bellissimi soggetti, sono contenta di tutto questo. Beh, però almeno in piazza Rondolino lo zoccolio dei cavalli si può ammirare. Da questa mattina alle 9 direi di sì. Sì. Un suono che rincuora, quindi. Sì, molto, molto. Noi che siamo anime a cui ci piace molto i cavalli, sicuramente sì. Come sta andando? Tutto bene? Tutto bene. Bene, sì, tutto bene. Tutto bene. Grazie. Grazie a voi. Tranquilla, mansueta, come può essere quello delle persone che sono e sempre tutto nero, del cuore dei martelli sono diversi. In ambito canavesano ci sono molti centri di moda americana. Agli inizi, anni fa, quando chi vi parla era bambino, questi cavalli li vedevamo soltanto nei film girati in America e non potevamo immaginare
ma potevamo sognare invece di accarezzarli, di toccarli e di ammirarli. E in diretta per TIC Web TV, direttamente da Piazza del Rondolino, siamo con Claudio Cucurullo, caporedattore della Sentinella del Canavese, sempre presente sul territorio anche per questa manifestazione. Si sta divertendo? Certo, moltissimo. In realtà siamo qui per poter distribuire le magliette della Sentinella a tutti i ragazzi della scuola di equitazione, ragazzi e bambini anche, come sapete c'è una grande tradizione sotto questo punto di vista e noi andiamo avanti cercando di dare il nostro contributo. Ricordiamo infatti che la Sentinella del Canavese è uno dei partner che nel corso delle manifestazioni di San Savino promuovono anche appunto l'avvicinamento, diciamo, dei ragazzi anche a questi sport. Splendidi animali. Certo, sicuramente. Poi c'è una grande tradizione del giornale, ci teniamo a consolidare il nostro rapporto con la città. Quali saranno i titoli domani sulla Sentinella per la conclusione di queste manifestazioni? Beh, per i titoli aspettiamo naturalmente le premiazioni, posso sicuramente dirvi che ci sarà uno speciale legato a San Savino, un numero di pagine molto più elevato rispetto al solito naturalmente, e approfondiremo e metteremo poi tutte le foto dei cavalli vincitori oltre al riassunto di quello che è successo negli ultimi giorni, a partire naturalmente dalla cerimonia religiosa di ieri. Allora ringraziamo i giudici Mauro De Monte e Raffaele Venturelli perché hanno giudicato i Frisoni. San Savino ad Ivrea siamo con i proprietari di alcuni cavalli che sono esposti qui con Elisa Anselmo e Renzo D'Adetto. L'ha detto, giusto? Ok. Che esemplari abbiamo qui? Sono dei gelder olandesi, sono carrozzieri, cavalli carrozzieri a tiro leggero rapido, e sono molto eleganti per i suoi movimenti. Anche ispirati di eleganza e vengono anche usati qua a Ivrea al Carnevale delle Arance. Quanti anni hanno questi cavalli? 11 Ulex e 8. Ma come si calcola l'età dei cavalli? Tipo i cani che dicono ogni anno che compiono non sono 7 anni dei nostri? No. Dovrebbero essere 5, credo. Non in base a quando nascono. Sai che hanno una lettera alfabetica. Lui ad esempio è nato con la Z, nell'anno della Z si chiama Zero, poi man mano che passano gli anni ci sono le lettere di nuovo A, B, C. Adesso lui ha 8 anni. Ad esempio, i cavalli che nascono tipo quest'anno inizieranno tutti con la stessa lettera, i nomi iniziano tutti con la stessa lettera. Quindi questa è una caratteristica proprio che usano i cavallanti? Esatto, no, arrivano dall'Olanda proprio, viene usata questo sistema qua. Ma voi, noi quindi vi troviamo nelle due manifestazioni poi più importanti di Ivrea, quindi lo storico Carnevale e anche la fiera di San Savino. Che cosa vogliono dire queste manifestazioni per dei cavallanti come voi? Tu che sei più cavallante. Un divertimento. Più che altro lo fai se la passione, allora attacchi i cavalli, vieni, ti diverti, poi tutta la compagnia che ti segue. Fate festa? Sì, facciamo festa. Loro sono tutti quelli che partecipano al carnevale con noi.
ci organizziamo, mangiamo un boccone insieme e poi finita la festa e voilà. Quanto tempo ci vuole per preparare i cavalli a queste manifestazioni? Mezza giornata. Stressano a stare qui col caldo? No, sono tranquilli, sono lì, mangiano, bevono. Per chi avesse paura dei cavalli, cosa deve in assoluto evitare? Di andargli dietro e davanti, perché qualche cavallo può anche pizzicare e quindi. Questi comunque sono tranquilli? Sì, 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 sì. I nostri sì, poi ognuno, ogni padrone sa del suo, quindi quando vede un cavallo... Quando vedono che non sono bravi, sei il padrone a dire non passare davanti. Avete sfilato anche voi qui all'interno di piazza del Rondolino? Mio papà. Vi aspettate qualche premio? No, no. Ormai quello che... Divertimento? Più per divertimento, esatto. Grazie. Per passione, per tradizione, forse. Quindi proseguirete anche nelle generazioni future, voi trasmetterete questa tradizione? Speriamo. Speriamo di sì. Con i bimbi. Speriamo, la figlia anche prosegue. Quindi. Grazie. Grazie a voi. Figurati, grazie a voi. Ciao, arrivederci, ciao. Bene, mi raccomando, tagliamo. No, siamo in diretta. In diretta proprio? Sì, sì, oggi eravamo in diretta e stasera carichiamo la diretta sul sito. Grazie. Prima non si poteva tagliare niente. No, ma è andata bene, è andata benissimo, figurati. Dico, da profana. Mi ha detto qualche cazzata, ci diranno. Chi è il capo di voi? Lui il capo. No, no, chi è il capo? Lui? Siamo in diretta. In diretta con TIC Web TV per la festa di San Savino. Voi chi siete? La Filarmonica di Bollengo. Di Bollengo. E siete qui per tenere banco tra le bancarelle? No, siamo qui invitati gentilmente dalla festa di San Savino, dall'amministrazione della festa di San Savino, per allietare con delle dolci note questa manifestazione. Quindi siete voi che questa mattina avete svegliato e rallegrato tutta la popolazione guardiese? No, noi siamo qui solo da oggi pomeriggio e questa mattina c'erano altre bande. Bene, ci fate sentire qualcosa? Senz'altro.
abbiamo sentito la Sentinella, non possiamo sentire l'altro giornale canavesano, La Voce del Canavese. No, ma veramente non la... no. Mi vergogno troppo, scusami. Okay. Okay. Ok, ciao. Prego, ciao. E ad Ivrea, in occasione delle manifestazioni di San Savino, i commercianti hanno allestito nelle principali vie cittadine, ovvero via Palestro e via Arduino, tutta una serie di banchetti e gazebo, perché infatti partono proprio in questi giorni i saldi della stagione estiva. Andiamo a vedere come sta andando. Di dirlo che ti ho già risposto, bene, siamo contenti. Tanta gente? La gente è contenta, siamo fortunati anche per la giornata bella, quindi va tutto bene. Ogni tanto si può dire che va bene. Bene, ricordiamo anche che ad Ivrea con San Savino, insomma anche qualche giorno prima, sono iniziati i saldi estivi. Sì, sono iniziati, diciamo che il 7 inizia perché è una legge regionale, quindi ci si prepara piano piano e poi esplode il giorno 7. Per voi cosa rappresenta San Savino come manifestazione, una giornata in cui accorre comunque così tanta gente? Per me in San Savino è importantissimo perché intanto ci ho creduto all'inizio quando abbiamo aperto, tanti anni fa, quando non era ancora in centro. Quindi avevamo fatto molto perché si sviluppasse e infatti si è sviluppata benissimo. È importante per la città, è giusto che viva la città, no? È il suo patrono. Grazie. Grazie a voi. Chi sta meglio di te, Vincenzo, qui al fresco, a prendere il fresco e vedere la gente che passa? Per oggi sto bene, non mi lamento, abbiamo lavorato, abbiamo fatto una bella festa. Poi peraltro... Ricordiamolo che in questi giorni le Proloco sono l'anima della festa di San Savino, perché soprattutto danno da mangiare alla gente. E prossimamente ci sarà la festa di San Bernardo, 17, 18, 19 e 20 agosto. E per antonomasia la Proloco di Ivrea, giusto? Sempre stata la Proloco di Ivrea. Quali le specialità quest'anno? Sempre... Mi scusi. Siamo in diretta. Vuole dirci due parole? La vediamo con la bicicletta, ma oggi non è la festa delle biciclette, ma è la festa dei cavalli, non delle biciclette. Ciao. Lei è di Ivrea? Sì, questo è il mio cavallo. Il suo cavallo? Sì. E la telecamera dov'è? Ah, ecco. Si sta divertendo? Certo. Buona festa. Sì, questo qua è il mio amico. Dei vecchi tempi. Vecchi tempi. Cosa avete preparato oggi di buono? Oggi abbiamo fatto bruschette, agnolotti, cipolle ripiene e pesche ripiene, i nostri piatti tradizionali quando andiamo in piazza. È andato tutto a ruba? Anche di più, infatti se guardiamo bene a luna eravamo sacco vuoto, per carità è andata bene, la gente ha partecipato, la festa è sentita, è una festa grande, che è l'unica festa del Canavese che è veramente sentita, è veramente... alla portata della città di Ivrea. Poi sai,
ognuno ha i suoi tempi e le sue misure. Ah, certo. Buona festa. Grazie altrettanto a voi. Per San Savino. Sì. Con questo bel cappellino, Alessandra, una delle commercianti del centro di Ivrea, com'è andata oggi? Direi bene in generale, grazie anche al tempo che è stato clemente, e un bel afflusso di gente. E... Avete iniziato anche voi i saldi estivi in concomitanza con San Savino? Sì, abbiamo iniziato con delle offerte a 20 euro, 10 euro e uno sconto 30 su quello che è all'interno. Tanta gente quest'anno? E al mattino sì, parecchia. Questa mattina sì, adesso è un momento di tranquillità, pausa pranzo. Ci vogliono comunque queste feste per movimentare Ivrea? Sì, questa è proprio una delle feste più redditizie, penso, come organizzata, per l'afflusso di gente anche, che arriva un po' da tutti i paesi dintorni. Grazie, a buon voi, lavoro. Grazie, arrivederci. Io sono Fabio, solo il commesso, giusto? Sì, ti odio. Fabio, il commesso che in questo momento mi sta odiando, il commesso di Outsider, giusto? Sì. Qui in via Palestro, come sta andando oggi la giornata di evento? Bene, bene, c'è abbastanza gente, c'è tanto caldo, un po' meno rispetto all'anno scorso, però va abbastanza bene, dai. Un po' meno gente rispetto all'anno scorso? Sì, diversa, più distribuita nella giornata e meno a orari. Anche voi, vabbè, voi siete un outlet, ma avete anche voi iniziato comunque anche i saldi ulteriori per la stagione estiva? Sì, noi sì, e nonostante quello facciamo più sconto, noi lavoriamo con una certa tipologia di sconto, adesso ne facciamo un pochettino di più, poi in queste occasioni facciamo delle svendite come adesso, tutto a 10, 20, 30 euro. Cosa vuol dire per voi una festa come San Savino? Lavoro. Vuol dire non lavoro. È male al giorno d'oggi? No, assolutamente, molto buono. Grazie. Grazie a voi. Era una medita messa appropriata. Certo, sai tutti che ieri non abbiamo fatto. Abbiamo nella realtà che domani però quando devi fare le interviste te la devi mettere. Monica Scarpino di Fifth Avenue, siamo in diretta qui con TIC Web TV. Ciao. Mi raccomando, niente gaffe che ti stanno guardando. Ciao. No, scherziamo naturalmente, non scherziamo sul fatto che siamo in diretta, ma sulle tue gaffe stiamo scherzando. Ascolta, come sta andando? Abbiamo visto che anche tu hai allestito qui un banchetto proprio in centro di Via Palestro, come sta andando oggi? Benissimo ragazzi, benissimo. Cosa hai portato qui? Ho portato il mio marchio che è Fix Design Duck Farm, quindi vabbè, logicamente è un marchio conosciuto dalle ragazzine, quindi si fermano, le mamme sono propense, per me... Ottima giornata. Ottimo, ma hai visto tanta gente quest'oggi? Tantissima gente, tantissima gente. Di più rispetto agli anni scorsi? Ma secondo me forse non tanto nella quantità ma nella distribuzione. C'è stato questo via vai continuo, non c'è stato stacco di pausa pranzo. Ah, anche forse grazie anche alle Proloco che hanno intrattenuto la certo, gente. Certo, tra l'altro tanto di cappello alle Proloco, si è mangiato benissimo, con pochissimo. E voi qui avete sfidato il caldo e il sole pur di portare la vostra merce anche certo. Di Ivrea. Pur beh, di meritava di farcela, ma meritato. Ma che cosa significa per voi commercianti di Ivrea una festività come San Savino? Beh, io penso prima di tutto anche per farci conoscere, perché comunque io mi sto rendendo conto che ad oggi, nonostante io il negozio da anni in Corso Massimo, molti mi hanno detto non sapevo e quindi per me è pubblicità, è una grossa pubblicità, senza togliere il fatto che vedere questa gente a Ivrea fa piacere. I cavalli, sei andata a vederli ai giardini Giusiana? Poco stamattina, basta. Ti piacciono o hai paura? Adoro i cavalli. Meno male. Quindi non solo gli eporediesi doc adorano i cavalli. Non okay. Solo. Grazie Monica, grazie. Buon lavoro e buona giornata. Grazie, grazie a tutti, ciao. Personaggio eporediese più importante. È scappato il personaggio.
Flavio Casarin, eccolo qua con noi, ufficiale, grande commerciante porediese, che ha dato uno sbocco a tutti noi. Fai un'intervista, fai vedere la foto, fai vedere la foto. In diretta per TIC Web TV, direttamente con gli porediesi che oggi fanno festa. Cosa avete organizzato? Oggi San Savino è una delle poche feste che raggruppa tutti gli porediesi. Noi abbiamo due feste, Carnevale e San Savino. Per fortuna in tutte queste due feste abbiamo un gran personaggio, Flavio Casarin. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Per me è molto importante l'amicizia, oltre che il santo, perché i nostri amici sempre presenti e facciamo una grandissima festa e ringraziamo. È un personaggio importante. Sì, lui sì. Lui sì, è... lo ringrazio di aver fatto una foto così importante, perché per me è un momento importante perché sono Savino di secondo nome, quindi anche il mio onomastico. È una festa molto importante. San Savino, abbiamo anche la banda, è venuta apposta. È venuta solo perché c'è lui, capito? Cioè, ha fatto la festa solo per lui. Dal prossimo anno sarà San Flavio Casarin. Brava! Flavio Casarin. Brava! Bravissima! Grazie. Buon divertimento. Ciao, grazie. Abbiamo anche delle belle ragazze, ecco, non è che... I personaggi di Ivrea che sono venuti per questa manifestazione, non può mai mancare Marco Adriano di Ivrea. Come va? Grazie, molto bene. Io, abitando in centro storico, adoro la festa di San Savino come tutti gli eventi che si svolgono in città, proprio perché la partecipazione agli eventi organizzati dall'amministrazione e dalla città stessa. Noi incontriamo te e la tua gentile consorte. Grazie. In occasione soprattutto di due eventi importanti, lo storico Carnevale e San Savino. Grazie. Non mancate mai. Grazie, perché come dicevo prima, a noi piace molto vivere la città e quindi vivere gli eventi. Grazie. State divertendo? Assolutamente sì. Cos'è il bello di San Savino, di questa festa? Il bello di San Savino innanzitutto è ritrovare sempre le persone che amano Ivrea, che amano la nostra manifestazione, sia San Savino che Carnevale. Quindi è sempre un piacere riscoprire Ivrea in questi momenti. Se posso aggiungere, i cavalli in città. Nel senso che da quando è tornata la fiera di San Savino all'interno delle mura, diciamo, della città e non più fuori, questo significa secondo noi molto, cioè poter vivere insieme con le persone che vediamo tutto l'anno e questo evento importante. Grazie. Grazie, buon divertimento. Anche a voi, grazie, a voi. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Vediamo vedere un attimo il tetto, i contatumi e facciamo sulla prima. Laura Betaz qui nel cuore di Via Palestro, una delle commercianti storiche di Ivrea. Come è andata San Savino quest'anno? È andata molto bene, infatti io colgo anche questa opportunità che mi date di ringraziare tutti gli organizzatori di questa festa che ci permette tutti gli anni di lavorare bene, farci conoscere da molta gente che comunque tutti gli anni trovo che arrivano dall'Alto Canavese, Bassa Valle d'Aosta, e quindi per noi è un momento di così anche di, come dire, no, adesso non mi vengono le parole, comunque di allegria. Comunicativo importante. È un momento comunicativo, sì, perché ci permette, ripeto, non solo di offrire ai nostri clienti un prodotto che comunque visto in questo contesto è interessante, piace, e soprattutto di conoscere dei clienti nuovi che poi comunque noi, facendo una raccolta dati clienti, ogni anno almeno una cinquantina li recuperiamo, e questo secondo così la nostra attività, il nostro lavoro è importante. Sì. Un'ottima promozione per voi e per il territorio. Assolutamente, poi organizzato bene, quindi la gente è tutta contenta, vuoi per l'aspetto commerciale nostro, per l'aspetto gastronomico, che io oggi ho mandato parecchi clienti in Piazza Tinetti e dove ci sono le Proloco e sono tornati addirittura a ringraziarmi, quindi siamo contenti, bravi tutti. Sì. Hai visto molta gente quest'anno? Ma direi come l'anno scorso, molto più il mattino per quanto riguarda il passaggio nel centro storico, un pochino meno il pomeriggio perché sono proiettati a vedere così la premiazione dei cavalli, no? Ma questo ci sta, è normale che sia così, comunque nell'insieme benissimo. Siamo buon contenti. Lavoro. Grazie, grazie a voi. Ma siamo in diretta, eh? Dai. È vero. Si sta vergognando mio figlio.
Una battuta. È la fiera, e quindi in quanto fiera secondo me è la festa giusta per celebrare la propria cittadinanza, il proprio senso di appartenenza a un territorio troppe volte snobbato come fenomeno di serie B in virtù di altre manifestazioni culturalmente, se vuoi, più elevate. Invece la cultura nasce nelle fiere, basta vedere quanta gente ne la vive e le parole con cui viene raccontata, i banditori, i venditori, le merci, lo scambio, per capire che la cultura nasce in strada tante volte. A proposito di cultura, tu che comunque della cultura fai il tuo pane, sei una famosa anche sceneggiatrice, pensi, o magari l'hai già anche fatto e noi non lo sappiamo, pensi ad una futura sceneggiatura su San Savino, su Ivrea come città dei cavalli? Tutto è fattibile quando le idee sono belle e quando si condividono con altri, magari chissà, incontrando altre persone interessate a fare un lavoro in questo senso, perché no? Anche perché dietro San Savino si nascondono veramente delle storie incredibili, e vi invito ad andare in Duomo a indagare invece sulla misteriosa presenza di tale vescovo McCarthy e di questi resti di questo vescovo irlandese, e a scoprire la incredibile stranezza che a Ivrea esiste anche la reliquia di uno dei re magi, e nessuno lo sa. Grazie Lucia, perché da questa notte non dormirò più. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, buon divertimento. A voi. Angela, siamo qui, vediamo un negozio coloratissimo di vestiti per bambini situato nella piazza di Sala Santa Marta di Ivrea, giusto? Come sta andando oggi San Savino? Ma diciamo che nonostante il caldo ci sono stati buoni momenti lavorativi, però ovviamente meno male che ha favorito anche il tempo e tutto quanto. Cosa vuol dire per voi commercianti una festa come San Savino? Ma è bello perché comunque al di là della festa c'è movimento, appunto, dà visibilità alla città, fa comunque anche vedere i negozi tutti aperti, tutti insieme, poi soprattutto combinata con la giornata dei saldi è una bella cosa per la città anche, insomma. Un buon momento di promozione. Un buon momento in questo periodo difficile per tutti, una festa così insomma va sempre bene. Grazie. Prego. Allora, questa bellissima bambina che abbiamo incontrato in via Palestro si chiama? Alice Nepote. Figlia di? Bruno Nepote e Mara Gamberini. E quindi un nome non nuovo, soprattutto quello del tuo papà, che fa appunto service audio e luce di Ivrea, giusto? Sì. Senti, ma anche tu da grande vuoi fare service audio? No. E cosa vuoi fare? L'architetto. Brava, tu hai capito tutto dalla vita. Ascolta, ti stai divertendo qui a San Savino? Sì. Ti piacciono i cavalli? Sì. Sì? Cosa ti piace di più? I cavalli. E adesso starai qui fino alle premiazioni? Non lo so. Va bene, buon divertimento allora. Grazie. Ciao Alice. Ciao. Che apparecchiatura. Siamo col sindaco di Ivrea, Carlo Della Pepa, in occasione delle manifestazioni di San Savino. Sindaco, com'è andata questa edizione? Ma è andata bene, a parte un po' il tempo che sicuramente ci ha condizionato, soprattutto nella serata di venerdì, e quindi forse il momento più bello, che è la sfilata delle carrozze, non siamo riusciti a farle, quindi sarà rifatta probabilmente nel mese o fine agosto o nel mese di settembre. Però è una edizione che è andata molto bene, con una fiera oggi con la partecipazione di molti allevatori di cavalli, molti proprietari di cavalli, tempo bello, la gente si è divertita, e direi un'edizione sicuramente positiva.
come ogni manifestazione che si rispetti, non sono mancate anche quest'anno delle polemiche, soprattutto riguardanti i fuochi anticipati al mercoledì sera. Voi siete comunque soddisfatti? Sì, i fuochi, che peraltro sono stati molto belli, sono stati anticipati perché in questi giorni c'erano anche in quella zona lì delle gare internazionali di canoa e quindi non si potevano fare in altri momenti. E quindi è chiaro che farli a metà settimana non era il meglio, però d'altro canto il rischio era di non farli, quindi abbiamo fatto quello che si poteva. San Savino rimane comunque, insieme allo storico Carnevale di Ivrea, una tra le due manifestazioni più attese in città. Sì, sicuramente sì, con tutto un altro taglio, ma accumulata dal cavallo e dalla voglia delle persone di partecipare e di divertirsi. Ed ecco che siamo giunti alla fase conclusiva di San Savino e ci troviamo in piazza di città. Quelli che possiamo ammirare sono i trofei che a breve verranno appunto consegnati ai vincitori di questa edizione di San Savino. I premi che naturalmente sono tutti riportanti i cavalli, non può mancare infatti anche proprio nei premi questa figura dell'animale che rappresenta proprio Ivrea. Quindi in piazza di città abbiamo visto che il sindaco sta aspettando le altre autorità e la giuria ed è tutto pronto per accogliere coloro che saranno i vincitori dell'edizione San Savino 2012. Siamo ancora qui in piazza di città di Ivrea in attesa che arrivino i cavalli e i cavallanti per le premiazioni. Ci ha raggiunto l'assessore provinciale Alberto Avetta, un eporediese allargato si definisce e a noi piace definirlo tale. È arrivato qui per vedere la festa? Certamente sì, San Savino è un momento immancabile, un appuntamento immancabile per noi e credo che come tutti gli anni anche quest'anno sia stato un grande momento di grande successo, insomma, per la città e per tutti quelli che amano i cavalli, che amano questa festa. Insomma, credo che per Ivrea sia una conferma di un lavoro che è stato fatto in tutti questi anni, ma che alla fine dà i suoi frutti. Ricordiamo che prima di rivestire questo ruolo importante in provincia, per tanti anni ha ricoperto il ruolo di assessore al commercio di Ivrea, quindi promotore anche di queste manifestazioni. Non c'è dubbio, infatti noi sono molto legato a questa manifestazione proprio perché ho contribuito nel mio piccolo, insieme a tanti altri amici, a Bessero, a Nicolotti, insomma tutti coloro che appunto hanno in questi anni organizzato questa festa, ho dato il mio piccolo contributo affinché fosse mantenuta sempre a questi altissimi livelli. Devo dire che siamo veramente a degli alti livelli. Quindi importante, continua ad essere importante questa manifestazione per Ivrea? Non c'è dubbio, è fondamentale, è una manifestazione importantissima, insieme ovviamente al Carnevale, però devo dire che la filiera del cavallo, la tradizione del cavallo ad Ivrea negli ultimi anni si è molto sviluppata, la qualità si è molto elevata, anche la qualità della fiera, e quindi credo che questo possa rappresentare davvero per questo territorio anche un'economia, seppur di nicchia, ma un'economia alternativa. Qual è l'emozione di ritornare ad Ivrea di intanto in tanto per queste manifestazioni? Beh, intanto io ci ritorno spesso ad Ivrea, praticamente sono sempre qua, quindi, però l'emozione è sempre fortissima perché vedo tanti amici, quindi per me qui è casa, è come stare a casa, quindi ci vengo sempre molto volentieri. Grazie. Grazie a voi. In diretta qui per TIC Web TV ci ha raggiunto anche l'amico, posso definirlo ormai così, della nostra web, Roberto Tentoni, direttamente dalla regione, non poteva mancare come rappresentante regionale e anche come canavesano. Intanto un saluto a TIC Televrea Canavese, che è il più bel TIC che ci sia in Canavese. E poi grazie ad Ivrea, Ivrea che si propone una volta di più come la città dei cavalli. Una manifestazione, quella di San Savino, dedicata al santo patrono della città di Ivrea, che ha come tema centrale il cavallo, che sta nell'anima, nella tradizione di questa capitale del Canavese,
che già nel tempo dei Romani era chiamata Ipporeggia proprio perché era un luogo di cambio dei cavalli. Questa cultura che è nel DNA degli eporediesi, che è rimasta tale e che oggi si manifesta con una serie di avvenimenti attorno al cavallo sotto i vari utilizzi, compreso naturalmente quello degli attacchi, che sono per Ivrea un vanto e una tradizione. Arrivando qui ho voluto fare un lungo tratto a piedi e sono stato in mezzo alla gente e ho sentito che c'era e ho visto che c'era una grande presenza di turisti. Ancora una volta Ivrea è in grado, attraverso la propria anima, la propria cultura antica, che non è soltanto quella del carnevale ma che è appunto anche quella del cavallo, di attirare un numeroso pubblico, un flusso turistico importante, ancora più importante in un momento di grave disagio economico, produttivo e occupazionale. Quindi è l'anima, la radice e anche il divertimento che in qualche modo si trasforma in occasione economica. Grazie Ivrea. Grazie. Grazie. Qui con noi ci ha raggiunto Giovanna Strobbia, non un volto nuovo per TIC Web TV, infatti l'abbiamo ritrovata anche per la presentazione di Canavese Magazine. Canavese Magazine, una rivista appunto tutta canavesana che promuove il territorio e che ha parlato anche proprio della manifestazione di San Savino. Certo, era doveroso parlare di San Savino. Il Canavese, come sappiamo, è terra di cavalli da sempre, per tradizione, e San Savino in questo è la festa più importante proprio che riguarda il cavallo. Anche quest'anno sono stati tantissimi e bellissimi cavalli partecipanti alla fiera, oggi. Ieri abbiamo avuto anche l'onore di avere la fanfara che suonava per le vie della città. Venerdì sera purtroppo la sfilata è stata rimandata a causa una mezza alluvione su cui non potevamo intervenire, sarà rimandata fino ad agosto. Questa sfilata storica del venerdì sera di San Savino, ormai dopo tutti questi anni, è diventata una delle più importanti sfilate di carrozze storiche ed epoca di tutta Europa. Siamo contenti, a parte venerdì sera, poi il tempo è stato clemente e adesso siamo qui ad aspettare la premiazione di tutti i cavalli vincenti per categoria e del più bello tra i belli, ovvero il Best in Show. Grazie a te. Vogliamo dire questo cavallo, che ringraziamo per la gentile presenza, che sono i cavalieri di Milano Campani, su Kim e Roberto Martina su Miope, la affidiamo i due pianti della di San Giovanni. San Savino 2012, siamo all'epilogo, con qualche piccolo problema di atmosferico, un piccolo problema di tempo, siamo un po' lunghi. Quindi cominciamo con questo epilogo, è andato sicuramente tutto bene. Grande affluenza di pubblico, peccato per venerdì sera tre carrozze,
abbiamo dovuto rimandare, vi faremo sapere a breve, penso per venerdì prossimo, quando sarà la serata con le fotografie di Franco Marino, le immagini di Franco Marino in Santa Marta, quando verrà fatta la sfilata. Potrebbe essere a fine agosto o metà settembre. Come l'obbligo di fare i soliti ringraziamenti. E la lista si sta allungando, sempre molto lunga, mi dovete scusare, comunque noi dobbiamo sicuramente ringraziare la visitazione comunale, il sindaco Carlo Mateva, l'assessore Elisabetta Pagliuglio, la segreteria del sindaco, l'ufficio tecnico, l'ufficio commercio, la regione Piemonte, che ci dà da cucina, il governatore Roberto Coppa, il presidente del consiglio generale Carlo Caccagno, il consigliere regionale che è qui presente Roberto Tritomo, la provincia di Torino, l'assessore della cultura Marco Paragna che ci ha si è venuto a trovarci prima ma per il primo dico fuggire, l'assessore della militare della provincia Alberto Vetta, dobbiamo ringraziare Monsignor Enrico Miglio che ancora una volta è venuto a Ivrea e anche se ha grandissimi impegni a Cagliari, dobbiamo ringraziare i priori del quartiere che ancora una volta hanno accompagnato le spoglie del santo nella processione. Dobbiamo ringraziare Silvia Tronchetto che ha fatto graficamente una bellissima manifesta che ha riscosso un buon successo. Dobbiamo ringraziare Maria Teresa Rosa che con le sue abili mani ha fatto il piatto di San Savino. Dobbiamo ringraziare la Fondazione CRT che ci ha aiutato notevolmente, tutte le forze dell'ordine, i vigili urbani, la Polizia di Stato, il questore, il dottor Giorgio Pasqua, la Polizia di Stato, il signor Carabinieri, che mi ha detto prima, l'Arma dei Carabinieri, il capitano Sanza, il comandante di stazione, il comandante Pierroni, la Guardia di Finanza, la Guardia Forestale, le organizzazioni professionali agricole, le famiglie per i trofei, Bardessoni, Tonati, Tagliuni, Formia, Brescenti, Foglia, Musso, Brignani, Caraglietto, Sebastiani, Rossetto, Marina, Annesi, i giudici che abbiamo già ringraziato prima e sono ancora qui presenti qualche giudice e in particolare due esperti grazie a Fresona che hanno giudicato i Fresoni che sono Mario De Monte e Raffaele Ventorelli che sono messo a parlare con me. Dobbiamo ringraziare sicuramente la ditta Bisone che mercoledì sera ha fatto uno spettacolare spettacolo tecnico. L'azienda Energia e Gas per il cittadino di ieri pomeriggio, gli organi di formazione, sentire le canavese, il canavese, risveglio, la voce del canavese speciale, la testimonianza del canavese, lo speciale, il canavese, che arriverà il canavese, la stampa e il Corino Secco, la Croce Rossa Italiana per l'assistenza, la protezione civile e quest'anno il gruppo di Palazzo Pigarone, il gruppo di Cacinetti è stata una grande mano. Il gruppo italiano attacchi che ci ha ospitato la fiera Cavalli di Verona per promuovere la fiera Livrea e tutta la festa di San Savino. La sessione sportiva attacchi Livrea canadese, la famiglia Gianotti che ieri ha portato le reliquie del santo con la carrozza, tutti i circoli olimpici, gli alfieri per ricordare le bandiere del Carrozzi. Un piatto offerto dalla CMP di Pierretto Manca. Il secondo è, secondo la giuria popolare, uno dei migliori, cioè il miglior ragazzino ovviamente, il miglior binomio
Cavallo Cavaliere, il miglior presentatore. Ed è Damiano Vicario con il numero 117, veramente un bellissimo binomio. A lui va il palio di San Savino e lo facciamo consegnare da Alberto Vetra, assessore provinciale alla Libertà. Ed è accompagnato da Roberto Tentoni, consigliere regionale. Lo Sperone, numero 145, trofeo Unione Agricoltori, premia Tos Sergio del Consiglio dell'Unione Agricoltori. E a premiare sarà Rosanna Costa. Show al quale va
il trofeo Muzzo Mele, che è consegnato dalla famiglia e al, come detto prima, in piazza Romolino, il bar Stella di Terretto Manuela, Terretti Manuela, aveva messo in palio, che penso sia qui in piazza, credo, ha messo in palio 1000 euro per il Destiny Show. In accordo con lei abbiamo deciso che questi 1000 euro destinati al Destiny Show vengano devoluti al comune di Ivrea a favore dei terremotati di Modena e delle province di Modena e di Emilia Romagna. Quindi 1000 euro messi in palio per il Destiny Show, premio speciale di Fischio offerto dalla Bar Stella di Terretti Emanuela di Corso Carcelli, vengono devoluti al terremotati di Ferrara, Regione Emilia e Modena. Quindi vanno consegnati al comune per essere poi devoluti. Ringraziamo ancora sia la famiglia Terretti che l'avvocato Giuditta, che ha vinto il Destiny Show con il suo apparato. E la volta di, mi hanno scombinato tutta la questione. Allora, è la volta di Ferrera Edi, che presenta un poeta nato nel 2011, a cui va il trofeo Foglia Savino, consegnato dalla famiglia Foglia, da Emiliano Foglia e da il capitano dei carabinieri Sanzio Claudio, che lo accompagna, grazie. Ecco, fianco lì. Ecco, così va bene. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. Allora, la volta di Giordano Carla, in questo caso anche italiano, a cui va il premio della Nazione Fiesta di San Savino. Fermo. Lì, certo, dove è attuato. Vado io. No, è giusto che sia il Presidente. Facciamo un applauso al Presidente e a tutti i suoi collaboratori, perché ho già avuto in precedenza modo di dire che organizzare questa festa, questa fiera, con l'ausilio e il supporto degli amici di Pietro della Granaia, non è cosa semplice. Riuscire a incastrare tutti i tasselli nel momento giusto, nel posto giusto, veramente per noi che l'abbiamo fatto non da professionisti ma da semplici amanti della nostra città, veramente un grosso lavoro. Quindi bravissimo Massimo Nicolotti e bravissimi tutti i suoi collaboratori. Quanto? Grazie. No, devi passare, no, devono passare di qua. Sì, devono passare di qua, forza, dai. No, devi passare di qua, forza. Dai. Siamo obbligati. Ci sono il numero, non vedo. 105, Leona Maurizio, cavallo di Marcia Bank, a cui va una coppa. Consegna Gandolfi Serena, capitano della finanza di Venezia di Brea. Un salvo, pago più le tasse. La volta di Cavallo di razza andalusa, presentato da Raghetto Martino, numero 132, a
a cui va il trofeo Cavalletto, una splendida stella americana offerta dalla famiglia, che ancora una volta ringraziamo, perché comunque è sempre una grandissima mamma. Premia Carlo Cavalletto, accompagnato da Giorgio Pasqua, comandante e vicequestore della Questura di Roma. Era volta di Cavalletto, Riccardo, la libertà e Loris, con un splendido cavallo della Arba, a cui va il trofeo Poli Rally, che viene consegnato da Mauro Canale, consigliere di Torino. E prima c'era anche Luigi Leggero, Luigi Leggero, non c'è più. Consigliere di Torino, c'è altro, ecco che c'è anche Leggero. Luigi Leggero, ex segretario di Torino del Consiglio di Ivrea e da tanti anni membro del Comitato Fiere del Comune di Ivrea, e che ha svolto per tanti anni il Comitato delle Fiere di Ivrea. Ringraziamo ancora una volta Cavalletto. Dei tre frisoni che sono stati valutati da due esperti del Frisian Gold e che voglio semplicemente dire che questi tre cavalli hanno avuto dei punteggi altissimi, loro fanno una valutazione di tutta la razza in generale e quindi verrà la luce. Il trofeo a Frisoni, Castroni e Ursino Alice numero 37 a cui dare il trofeo Carta consegnato da Paglia Armando, accompagnato dal comandante della Polizia Militare di Cotero Alberto. Un attimo, comandante. Antonino Foti, con Frisone, Stallone, a cui viene consegnato il trofeo di Coratti. Grazie. Che viene consegnato dal dottor Aldo Pesera, accompagnato da Rosanna Costa, consigliere regionale, e a cui va anche il premio del Frisian Gold, perché questo cavallo ha avuto il maggior punteggio su tutti i cavalli frisoni presenti in fiera e va un'ulteriore coppa della Frisian Gold. Vieni più vicino, ecco così.
un pochettino più in qua, poco, ecco, così. Bravissimo, mi serve i denti. Ah, lui è bravo. Grazie. Grazie. Una volta di Orlando Cavalli, che ha vinto le categorie Pulente anno 2009, a cui va il trofeo della sezione sportiva Attacchi di Vallecca Canavese, che verrà premiato dal presidente Paolo Viglia, accompagnato da Maurizio Perinetti, presidente del Consiglio Comunale. Sempre a Fernando Cavalli, va il trofeo Cavallo Mania, che è un trofeo per un attacco singolo offerto da Cavallo Mania, da Marcello, che va a premiare assieme a Elisabetta Valurio, assessore comunale al commercio e all'organizzazione. Aspetta, ti faccio questa foto. No, ma non era l'altro che ho fatto. No, tutte e due. Ok. Voilà. A posto. No. Grazie. Aspetta, Mauro, fermati. È la volta di una bellissima finora, devo dire, forse non è mai venuto in piazza di città nessuna fattrice con regola. Questa volta la giuria ha deciso di farlo venire, è una bellissima coppia di cavalli, la fattrice con il suo piccolo corredo nato nel 2012. A Nodomare ha vinto il trofeo Piero Manina. A consigliare sarà Piero Di Marta, Gianna, Aldo, Cristina, assieme a capo della Pepa, sindaco di Marta. Ecco per Luigi così. Tira leggermente di traverso ai quattro. Ecco, spingilo un po' in giù, che no, in giù. Bravissimo, così. È un motivo porta, sicuramente importante. Scusa, porta la collarina più avanti, ecco così. Ok. O io continuo a schiacciare. È sempre più con noi. Cavallo piccolo, così, ecco, sorridenti, così va bene, grazie. Grazie. Ero basso, Floriano, ero basso per una volta. Grazie, Mauro. Grazie, a Palusa. Per la volta di Bianciotto Pino allo Spremio TPR, tiro pesante rapido, cavallo italiano di grosso amore, che ha vinto il trofeo Pagliuvi Natale, Natalino, consegna alla famiglia assieme al comandante della stazione dei carabinieri di Bandette, luogotenente Pierrone Orazio. Grazie.
di cappello. A Bruno Mario con il suo cavallo di Orta Argentina va il trofeo CIA, Confederazione Italiana dei Agricoltori, consegnato da Fabio Bottino e da Paola Capozzi, vicequestore a Livrea per molti anni, e ci aiuta di nuovo a trovare, penso che sia anche l'amica in piazza, è rimasta amica di Livrea e della Fede di Sansavino. E la volta di... E la volta di Tortù Loris, a cui va un altro trofeo per il suo cavallo di razza Gelder, anche qui un ricordo importante a un membro dell'associazione, presidente Tomeo Friere, che per tanti anni assieme a Luigi Leggero ha organizzato San Savino e Aldo Pessero con il nipote di Ottorino, che ricordiamo molto volentieri, il trofeo Ottorino Brignani. E di nuovo chiediamo Paola Capozzi, che prima ecco. Anche Aldo Pessero accompagna questo trofeo. A Ivrea si stanno ancora svolgendo le premiazioni che hanno ritardato un po'. Noi con questa immagine di piazza di città e con i cavalli e tutte le autorità presenti vi salutiamo, grazie per essere rimasti in nostra compagnia sempre su www.ticweb.tv e per San Savino 2012 è tutto, grazie.